qua con Raulo Argiola, se l'ha infiltrato dalla partita ieri, convocazione in nazionale, nazionale danese. Sì. Per l'occasione si è messo anche il gel che lui di solito non usa. No, mai, mai usato in vita mia. Ma che marca è? Quello da 5 kg. Beh, per fortuna ci hai passato tu questa settimana a dare belle notizie in famiglia, perché babbo hanno fatto danno con la Reale. Pareggiato 2-2 a lei. 1-1. No, 2-2 a lei, ho messo fuori dai playoff, non c'è niente più da fare. Sono cose che capitano, sarà cosa che capo. Aspetta, metti l'ordine. Non c'è niente più da fare. Riordina la frase su compito. Ah, era una. Noi dobbiamo riordinare. Riordina la frase. Riordina la frase. Non c'è più. Non c'è niente più da fare, dai. Non c'è più niente da fare. Bravo. Bravo. Beh, sei contento. Ma te l'aspettavi la convocazione? Francamente no. E chi te l'ha data la notizia? Luca, quando siamo tornati da... dallo Spirito Santo. Esatto. Ma passiamo ai protagonisti della partita di oggi, eccolo qua, Marco Bundu, con la insolita maglia numero 4. Scusa, tu non dovresti giocare con la 23? Non c'è la 23. Beh, fatti fare i numeri, no? No, ne uso due, dai. La prossima volta uso la 2 e la 3. Comunque, ecco, il numero 4, sei stato... Che voto ti dai? 3 più. 3 più, no. Ma ieri perché sei uscito con la partita della Juniores? Cosa? Perché sei uscito durante la partita della Juniores? Perché dovevamo giocare oggi. Ma scusa, ieri non hai toccato pallo, ma... E appunto, non serviva niente, sono uscito. Ma devi anche rimanere in campo, oggi. Scusa. No. Però dobbiamo dire che sei uscito dal campo, per modo di dire, perché poi ti sei rientrato ad abbracciare Mureddu. Beh, ha segnato Mureddu. Un applauso a Mureddu. 50 metri di campo per abbracciarlo. In ciabatte. Meno male non era nudo, meno male quello. Andiamo avanti, eccolo qua. Finalmente un protagonista vero della partita, che mangia. Visto che in campo non ha mangiato, un bel gol, Michè. Un tiro normale. Un tiro normale, certo. Ma è vero che stavi cercando di colpire la casa di Bovore Lordo che c'è vicino al campo? Era in traiettoria. Era in traiettoria, se non colpivo la porta era. Vedete, riesci a fare due cose da maleducato: mangia e si mette le dita nel naso. Ah, erano uguali le dita. Dopo faremo il moviolone. Beh, detto, finalmente abbiamo vinto uno scontro diretto. Oh, come era andato? Oh, Michè, stiamo andando in te, cos'è? Raccontaci il gol. Niente del gol. La palla stava rimbalzando. Eia. Eh? Sì, stava rimbalzando. A chi lo dedichi questo gol? Non dire a Bussu perché non va bene. Ah, Salvatore. Eccolo qua, il nostro eroe. Ciao. Direttamente dalla Playmobil. No. Intanto Salvatore. Esultava in tribuna. Eia. Cos'è? Fai questo mangiare. No. Questa qui da un plena, musato. Tre vittorie su tre. Allievi, juniores e prima squadra. Eh no, vabbè, la prima squadra a metà, Come a metà? Vabbè, contro il lavoro ha perso. È la stessa settimana. Iniziamo a dare giornate di squalifica. Tu è Kimbe Giornale, cioè. Per la parolaccia. Torniamo a una persona sana. Ma quanti gol hai fatto questa? No? Non abbiamo preso il conto. 3 nella prima squadra. E juniores? 3. E quanti ne vuoi fare? Basta. 18. Dai. E lui quanti ne ha fatto? Io? Aspetta, li devo contare. Zero! Li devo contare... 3-0. Vabbè, lui pensa a Facebook, il gol 12, non è il tuo fanno. 12. 12 gol. Non io. Io. Marco. 12 falli a partita forse. Ne ho fatto uno e non ti ha ammonito. Ehi! Solitamente quando li fai tu sono da munizione. Ma che cartellino rosso, in fascia protetta, infatti c'è il pallino rosso, aia. E infatti. Ne ha fatto uno anche in diretta. A squalificato. Squalificato. Oh, mi hanno chiamato dal giornale, volevano sapere quale dei FAD aveva segnato. No, ma che segnato qui? Apriamo. Hai segnato Gino FAD e Michele FAD. No, veramente, pensavamo fosse un altro FAD, Andrea FAD, ma purtroppo no. Era impegnato con la Real. Babbo, saluta a te, va, che siamo anche saluta, anche tu saluta e non pare più intervista. Facciamo salutare con un'immagine del nostro personaggio dei cartoni animati. Ciao, cartone animato sarai.